essere intervenuti. È sempre, devo dire, piacere vedere che qualcuno esce di casa, dalla comodità del proprio divano e si reca in piazza all'aperto per ascoltare persone che vale la pena di ascoltare. Momenti come questi sono preziosi per ciascuno di noi e io credo che l'informazione e la formazione sia uno dei più grandi beni comuni che abbiamo, per questo vanno tutelati, ma bisogna anche in qualche modo goderseli. Le giornate organizzate qui a Ferrara sono giornate ovviamente straordinariamente importanti, così come questa serata. Il legame tra legalità ed economia mi pare sia evidente per ciascuno di noi e di questo discuteremo questa sera. Io credo che sono molteplici i punti di vista. La tavola rotonda si intitola in maniera piuttosto generica economia, finanza e legalità. Se guardiamo un po' di più dietro queste parole, leggiamo intanto la vita di ciascuno di noi, ma leggiamo anche il futuro di ciascuno di noi, le aspettative e appunto un altro grande bene comune, che forse è il primo di tutti, quello che senza il quale si va poco lontano, che è quello della giustizia. Ma quando si parla di legalità in campo economico non ci si limita semplicemente appunto a combattere la criminalità laddove si infiltra nel tessuto economico, vuol dire anche valutare quanto questa minacci la libertà e il benessere di ciascuno di noi, al tempo stesso vuol dire anche rendersi conto di un fattore strategico, ovvero la legalità, fare le cose con trasparenza, secondo quanto prescrive la legge, in modo che tutti abbiano le stesse opportunità, è un modo efficace di condurre il sistema economico. Finché c'è legalità, e quando c'è legalità, più legalità c'è, maggiore beneficio c'è per tutti quanti. Questo vale sempre di più e soprattutto vale in un'epoca di crisi come questa, in una crisi sistematica, finanziaria innanzitutto, ma economica più in generale, come quella che attraversiamo ormai da qualche tempo e probabilmente attraverseremo ancora per qualche tempo. La criminalità organizzata ci si infila molto facilmente, i temi sono molteplici, il primo che viene in mente è il tema del credito e quindi dell'usura, ma non c'è solo questo. Quando c'è una crisi come quella che viviamo, la criminalità si fa spazio, si fa molto spazio e contamina il tessuto economico e quindi le vite di ciascuno di noi. Ecco, credo che questi siano un po' gli argomenti che affronteremo questa sera, con la duplice ottica di chi fa l'imprenditore, quindi di chi si occupa di economia, di chi rappresenta chi si occupa di economia, ma anche di chi rappresenta i movimenti, l'antimafia sociale, quelli che magari si occupano di consumatori. Leggo i nostri ospiti, poi assolutamente nell'ordine parleranno, ciascuno per il proprio ambito. Sono con Olino Busacca, presidente di Sossi Impresa, Dario Riccobono, che è del direttivo di Addio Pizzo, Enrico Bini, imprenditore, presidente della Camera di Commercio di Reggio Emilia, e Claudio Bichinati, che è presidente dei Giovani Industriali di Ferrara, anche egli un imprenditore. Dare la parola a Lino Busà, appunto, in quanto presidente di Sossi Impresa, per introdurci al tema della legalità e dell'imprenditoria, appunto. Perché siamo in un'epoca in cui c'è un'emergenza per le imprese? Giusto ieri c'è stata la giornata dedicata all'usura, no? Usura Day, che intanto ci ha detto dei numeri incredibili, eccezionali sul fenomeno, un fenomeno carsico di cui si parla molto poco, ma che in realtà coinvolge una grandissima parte della popolazione. Lì. Queste sedie sono forse troppo comode. Un po' faltoziane come sedie. Sono bellissime, però. Grazie, le stesse imprese, un'associazione anti-racket ed anti-usura, è stata nata a Palermo nel 1991 all'indomani della morte di Libero Grassi. L'atto costitutivo l'abbiamo fatto nel febbraio del 1992 e da lì poi si è costruita una rete un po' in tutta Italia, soprattutto diciamo al sud, ma anche con alcuni punti diciamo nel centro e nel nord Italia. Da quell'esperienza un po' diciamo particolari, in qualche modo drammatiche, ma anche ricche in esperienza, di strada se n'è fatta, ha fatto spesso impresa, diciamo, con alti e bassi, momenti di maggiore gloria, momenti di maggiore difficoltà, credo come tutti.
ma né fatta né cambiata la criminalità organizzata. E la presenza della criminalità organizzata nel nostro paese e le relazioni con il mercato, con l'impresa e con l'economia. In quegli anni, per esempio, proprio per ritornare un po' al tema dell'usura, l'usura è un reato assolutamente sconosciuto, relegato alla marginalità sociale, considerato un reato del mondo del vizio, del gioco, neanche forse considerato un vero reato penale, più che altro una pratica, diciamo, più o meno immorale. In quegli anni si contava in Italia circa, erano noti circa 40 casi di usura. Nessuno di questi casi riguardava soggetti legati alla criminalità organizzata. Oggi, in ultimo censimento che abbiamo fatto, diciamo, dell'anno scorso, abbiamo segnalato 236 reati di usura commessi in tutto il territorio nazionale. Il 30% di questi è commesso da reti usurai organizzate direttamente da soggetti legati alla criminalità organizzata. La Camorra innanzitutto, nella zona di Napoli, la provincia di Napoli, ma anche di Caserta, dell'Andrangheta, soprattutto nelle aree di Reggio Calabria e di Vibo Valentia, un po' di meno, almeno dalle risultanze, diciamo, investigative della mafia, comunque Palermo e Catania in maniera particolare, ma anche il territorio di Caltanissetta e di Genova. Ricordo che però una ventina di giorni fa c'è stata un'importante operazione antiusura, e non solo, collegata anche all'Expo, al finanziamento di per quanto riguarda l'Expo, che ha riguardato soggetti legati all'Andrangheta che facevano una florida attività di usura nella ricca Milano.